un breve intervento da parte mia, dove se volete cosa servono i quaderni? Servono per vedere quello che ti ha toccato, no? Perché forse qualcosa, anche attraverso questa povera voce, il Signore vuole dirti. E poi successivamente ci sarà il momento personale che si concluderà con la campana di Guglielmo e dopo come premio faremo la merenda, eh? E poi una condivisione. Allora le parole che vi dico sono cinque. Libertà, fede, sogni, umiltà, castità. Libertà. Non è scontato che siamo liberi. Io aspiro a diventare azionista di maggioranza in una società per azioni. Questa società per azioni è il mio io. Ecco, sarò libero quando sarò l'azionista di maggioranza. Cioè, avrò più del 51% della mia persona. Sono troppi i condizionamenti della nostra storia, della società, dei pregiudizi, delle ferite che uno ha avuto, delle abitudini, del peccato, del demonio. Anche quelle positive, ma a volte non scelte liberamente. Ecco, sono veramente libero? Ho veramente il 51% di me stesso oppure no? Ecco questa prima domanda. Certamente c'è un modo per perdere più facilmente la propria libertà, per diminuirla. E quando tu usi la libertà solo per fare scelte provvisorie, ecco che allora la tua libertà diminuisce perché sei troppo condizionato. L'unico modo per far crescere la tua libertà è avere il coraggio di fare scelte definitive, scelte totalizzanti, scelte fino in fondo. Allora lì rischi, e allora lì ti giochi tutto. È capace di vivere la vita solo chi trova qualcosa per cui vale la pena di perdere la vita. Qualcosa o qualcuno. Ecco questo primo grande tema della libertà. Gesù è il maestro che ci insegna la libertà. Le proposte di Gesù non forzano mai, non ti condizionano. Il giovane ricco ha potuto dire di no e Gesù non l'ha fermato. Aveva troppi beni per diventare un apostolo. Quando tutti se ne andavano, Gesù dice ai suoi amici: "Volete andarvene anche voi?" E Pietro a quel punto dice: "Io non capisco tutto quello che tu dici, però sento che tu hai parole di vita eterna. Io non ti lascio." Ecco, in quel momento ha esercitato la sua libertà, l'ha scelto. Ecco, ma Gesù non l'aveva forzato. Anzi, quando uno voleva seguirlo, diceva: "Le volpi non hanno. Hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, chi mi segue non ha dove posare il capo, io non ho dove posare il capo. Vuoi seguirmi? Prendi la tua croce e seguimi." Scoraggiava chi voleva seguirlo perché voleva stuzzicare la libertà. Voleva. Quando Gesù chiede la fede prima di fare un miracolo è perché vuole la libertà. E senza la nostra libertà l'onnipotenza di Dio è fermata. Dio è talmente rispettoso che di fronte alla libertà dell'uomo lascia fare.
Pensate quanto ci rispetta. Quindi non può essere che Dio, non può essere che Gesù Cristo, il maestro della libertà, quello che veramente mi insegna a essere me stesso, a trovare me stesso. E forse proprio ascoltando lui posso trovare quegli ideali, quelle cose per cui vale la pena di fare queste scelte totali. Vorrei più darvi delle domande che delle risposte in questa prima catechesi. Seconda domanda, seconda parola, fede. È più importante la fede di Dio in te che la tua fede in Dio. Dio ha fede in te. Dio crede in te, punta su di te. La vita di Gesù in fondo è una dimostrazione di questo, di questo Dio che punta su di noi, che ci lascia tutto in mano. Poteva venire a cambiare tutto con una schioccata di dita, invece ha voluto lasciare in carico noi. Ditemi se questo non è fiducia. In fondo cos'è la nostra fede in Dio, in Gesù? E lo stupore che lui crede in me. Ma come? Io sono un testardo, io sono un pasticcione, ne faccio una per colore, non ti sono mai fedele, non riesco mai a vivere gli impegni e tu continui a fidarti di me e tu continui a usarmi come strumento. E quando più vado in basso, e tanto più mi usi come strumento. Capite cos'è la fede? È uno stupore. Lo stupore di Pietro dice: ma proprio perché adesso che ti ho rinnegato, passi le mie pecore. Adesso me lo dici. La fede, ragazzi, non ti risolve i problemi. Anzi, la fede ti dà dei problemi in più. Cosa dice Gesù? Lo commentava Guglielmo la settimana scorsa. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me. Ma come mi dai un giogo, un peso come quello del bue? Eh sì, Gesù ti dice: tu hai dei problemi, ma anch'io ho dei problemi. Prenditi a cuore i miei problemi, quello che a me sta a cuore, quello che a me fa soffrire. Prova a sentire in me, in te questa cosa. Allora Stefania, quando ho provato ad andare a fare un'unità di strada con le ragazze della vostra età costrette a fare le schiave, a vendersi, perché gli hanno detto che hanno un debito di 60.000 euro, le hanno stuprate, gli hanno tolto il passaporto, rischiano di far male ai loro parenti se non fanno questo. E sono da noi sulle nostre strade e la polizia non fa niente perché sono pagati. E quando Stefania è andata lì si è indignata di questo e non lo accetta e non smette di andare e cerca di salvarne il più possibile. Ecco, ma Stefania aveva 3 figli. Ma Stefania aveva tante cose, perché si fa carico di quel problema in più? Perché si è fatto carico di un altro problema, del problema di Gesù, dell'ansia che ha Gesù per questa ragazza che deve essere liberata. E allora lo sento su di me. Capite? La fede ti dà dei problemi in più. Ti dà problemi di chi sta accanto a te. Ti dà dei problemi di chi è povero in questo momento, di chi è schiacciato. Ma se tu provi a farti carico dei suoi problemi e anche dei suoi sogni, perché i problemi di Gesù sono i suoi sogni, che ogni persona sia libera, che questa umanità sia fatta da fratelli e sorelle, che la natura sia non più distrutta, che ci sia la pace. Ecco che tu troverai un posto nella tua vita. Io vado a prepararvi un posto, vi ricordate, dice Gesù, e quando l'avrò preparato vi prenderò con me. Ecco il posto, tu hai un posto nella vita. Tu hai un incarico nella vita, tu hai un compito.
Ma ce l'hai se segui Gesù, se ti fai carico del suo sguardo su quella persona che ha bisogno. Allora forse i tuoi problemi non si risolvono, ma diventano un po' più relativi. Perché tante volte sei stato male, ti sei autopunito per delle stupidaggini, perché ti eri posto degli obiettivi che in fondo non erano così importanti. Ma perché sei stato male per una tale stupidaggine? Ma ne valeva la pena soffrire? Vedete, il punto di partenza nel cammino di fede non è la domanda se Dio esiste o no. Non è quella la domanda più importante, quella è una domanda secondaria. La fede nasce conoscendo Gesù come uomo. Quante persone che credono in Dio ma non hanno la fede? C'è qualcuno lassù, c'è qualcuno, chissà. È una fede che non incide nella loro vita. E forse hanno in testa un Dio che non esiste. Ecco, prova a leggere il Vangelo, a viverlo, prova a vivere ciò che dice il Vangelo, prova a metterlo in pratica. Verifica se sono vere le promesse di Gesù. Datevi sarà dato. Ma è proprio vero che se io do agli altri ricevo? È vero o no? Provalo. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Ma se ti capita di fare una scelta controcorrente, una scelta per la giustizia, è arrivato tutto il resto? Arriverà o no? Voglio provare. Prova. Vediamo, facciamo l'esperienza. Chiunque lascia qualcosa a causa mia, a causa del Vangelo, riceverà 100 volte tanto adesso. Vediamo, è vero o no? Non è vero. È vero, Guglielmo, queste cose? Tu le hai sperimentate? Perché ci hai provato a farlo. Perché se non provavi a donare, se non provavi a fare qualche scelta controcorrente per la giustizia, tu non sperimentavi questa frase. Vedete, la fede nasce quando tu fai esperienza del Vangelo. Se no è filosofia. Di quella peggiore, solo teoria. E così a poco, seguendo Gesù, forse scoprirai anche Dio, ma certamente un Dio che ha un volto nuovo e diverso da quello che ti aspettavi tu. Gesù smonta i nostri preconcetti su Dio, sono tutti idoli. Io ho capito una cosa, che sia quelli che credono in Dio hanno un'idea di Dio sbagliata e quelli che non credono in Dio rifiutano quell'idea sbagliata. Ma nessuno si confronta con Gesù Cristo. Senza Gesù Cristo due cose sono impossibili: scoprire il vero volto di Dio e scoprire il vero volto di me. Ed ecco, siamo al terzo tema: sogni. Dio, che era infinito, ti ha fatto per l'infinito, ti ha dato desideri infiniti. Ma ti sei accorto che non ti accontenti mai? Che quando desideri una cosa, ti accade una cosa, dopo non ti basta, ne vuoi una più grande. Ma l'hai notato questo? Ma ti sei chiesto perché? La società di oggi ti dice accontentati. Ma è proprio quello che ti porterà verso Dio, ti porterà verso l'infinito. Questo tuo desiderio è infinito. Ogni desiderio è in fondo un desiderio d'amore. Ma che cos'è l'amore? È un Dio che si fa uomo e dona la vita per te. E i sogni sono le strade per realizzare questo desiderio d'infinito. Ma tu che sogni hai? Prima di tutto ce l'hai dei sogni? O sei spento dentro? Ma poi che sogni sono? Sono piccoli sogni o grandi sogni?
Questo sogno riguarda solo te o coinvolge anche qualcun altro? È un sogno capace di abbracciare tutta l'umanità? Oppure un sogno di piccolo cabotaggio? Tu vali tanto quanto i tuoi sogni, i tuoi ideali, eh? Sei tu che decidi dove puntare nella vita. Vuoi condividere il sogno di Gesù? Vuoi sognare con lui? Ma lo conosci il sogno di Gesù? Qual è? Prova a rispondere. Siamo alle ultime due parole. Umiltà. Dovete sapere che ho due cimeli. Esisteva un sacerdote che si chiamava Don Andrea Gasparino, a Cuneo, che è stato quello a cui Dondo si è ispirato. E allora io sono andato a conoscerlo. E poi ogni tanto gli scrivevo per chiedere dei consigli quando ero seminarista come te. E un paio di volte mi ha risposto. Anzi, sempre, gli ho scritto 2 volte e 2 volte mi ha risposto. E così scrive il 5 febbraio del 98. Caro Alessandro, sii semplice. Fa con semplicità. Scusate. Da con semplicità la tua testimonianza, senza tanto chiasso. Il chiasso non è l'annuncio. Parla con grande umiltà e grande semplicità. Non devi metterti sul candelabro. Ma la tua vita deve suscitare domande. E va sempre al sodo. Non conta quello che senti o quello che dici. Conta quello che sei. Che sei davanti a Dio, sottolineato. Un grande abbraccio, Andrea. Che cos'è l'umiltà? Qualcuno dice che l'umiltà è dire io sono una cacchina, non valgo niente. Sono una schifezza. Quella non è l'umiltà. Questo è quello che ti insegna questa società. Così compri di più. L'umiltà sai cos'è? È aprire la finestra al mattino e dire che bello. E stupirci della bellezza di ciò che c'è. L'umiltà è guardarci allo specchio dopo che hai aperto la finestra. E ti guardi allo specchio e dici: ancora meglio, ancora più bello. L'umiltà è capire che tu vali, che sei un capolavoro di Dio. Questa è l'umiltà. L'umiltà è guardare tua mamma, tuo papà, tua sorella, il tuo amico e dire: ma che meraviglia! Anche tu sei una meraviglia, come me. E poi chiedersi, ma tutta questa bellezza da dove viene? È un caso o c'è un grande artista che l'ha fatta? Questa è l'umiltà, ragazzi. L'umiltà, il più grande esempio di umiltà è Maria, che dice:
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. E quella è la persona più umile che ci sia. Altro che dire sono una cacchina. Esattamente il contrario. Terzo, anzi l'ultimo tema, il sesto. Un tema molto pesante, lo so. Ma non posso non parlarne. La castità. 10 febbraio 97. Questo di Don Andrea. Avevo chiesto un consiglio, come fare per i ragazzi di cui ero seminarista. Caro Alessandro, pace e gioia. Vedi, la formazione alla castità oggi è importantissima. Perché tutto travolge. Tu devi essere chiaro. Non chiedermi se andare in bicicletta ai margini di un burrone a quanti centimetri dal precipizio puoi fidarti. Nella castità o si è radicali o si è falliti. Devi formare alla vita spirituale seria. Devi formare alla conoscenza di Gesù. Se il cuore è pieno di Gesù, la castità va a posto da sola. Il Signore ti benedica. Anche questo tema non è facile, eh? Alla vostra età, ma tutte le età. Non è che vogliamo fare del terrorismo. Però lo sappiamo, sono temi talmente importanti che se non sono a posto con la mia coscienza, se non sono nella limpidezza, faccio poi fatica a fare un cammino con Dio. Perché come avessi detto, Dio, tu non c'entri con questo aspetto della mia vita. È una scelta totalmente controcorrente oggi. Che due ragazzi si vogliono bene. E aspettino a esprimere questo loro volersi bene anche fisicamente. Sembra una follia. Ma io non vedo tanta soddisfazione, non vedo tanta gioia nei giovani, eh? Proprio in questo campo qui. Lo diceva una sessuologa qualche anno fa, totalmente atea, abortista e tutto il resto. Però diceva, arrivano da me dei giovani, dei ragazzi che hanno uno schifo dentro, hanno provato tutto, non hanno più il gusto per niente, hanno perso l'amore per se stessi. Bisognerebbe riparlare che l'amore è anche poesia, è anche volersi bene, crescere insieme. Questo bruciare le tappe, questo provare tutto subito per non provare niente. Perché tu non sai quell'intimità che ci può essere
dopo anni di cammino insieme. Ce lo possono dire le nostre mamme. Quella complicità, quella essersi costruito una storia insieme. Quella gioia. Anche quel piacere vissuto in modo più pieno. Ma ve lo chiedete perché tante famiglie vanno a rotoli? Perché milioni di uomini vanno a prostitute in Italia. È tutto così felice la sessualità vissuta dalle persone? È tutto così felicità e gioia questo che ci propone la nostra società in questo campo? Dove la trovate questa felicità, questa gioia? Guardatevi veramente attorno. Ecco, volevo mettervi qualche domanda su questo tema. Sono cose talmente delicate. Un giorno una ragazza che aspettava un bambino, poi si sono sposati, però mi ha detto: se qualcuno mi avesse parlato della castità, io l'avrei scelta. Qualche anno fa, se me l'avessero parlato qualche anno fa, io l'avrei scelta, ma non me ne hanno parlato nessuno. Capite che è come la rosa, no? Se tu hai una rosa, cosa si chiamano quelli lì che vengono fuori? I boccioli? Io conosco uno bravo a far rinascere le rose. Sai cosa fa? Prende le forbici, se sono cinque, tac, 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 ne taglia quattro, ne lascia uno. Tempo, una settimana o due, viene una rosa meravigliosa. Ha dovuto fare delle potature. Ecco che queste potature non sono per una gioia minore, sono per una gioia più grande. Sono per non farti delle ferite inutili. Pensa cosa vuol dire due ragazzi che scoprono non sono fatti l'uno per l'altro. Però in fondo non hanno fatto, non si sono neanche fatti delle ferite, molto più sereno. Quante volte è una lacerazione perché abbiamo bruciato le tappe, non ci siamo manco conosciuti. Questa pazienza di sviluppare tutti i linguaggi dell'amore, che è coronato da questo linguaggio fisico, che è quello più sacro, ma non è l'unico. Come mai tante coppie si arriva con un muro di incomunicabilità, che non ci si parla più? Mi ricordo che c'era un seminarista pazzo, che adesso è prete, non vi dico chi è. Però era salesiano in questo caso. E allora a un certo punto c'era un ragazzo che con la sua ragazza era solo così il rapporto. L'avete capito? E lui dice: senti, se vai avanti così il primo che arriva te la ruba. Oh, è andato lui, no? L'ha invitata a fare una passeggiata in montagna, ma non sapeva che era un seminarista. Quando sono tornati, questo era arrabbiato. Vedi che era così. Ecco, non voglio andare per adesso, voglio più lasciarvi delle domande. Parlatene. Forse non avete più subito coraggio di parlarne con un prete, parlatene con le mamme. Ecco, vediamo. Però questo tema qui non possiamo toglierlo da questo argomento, perché è troppo importante per la vostra età, no?
E ancora il Papa in Piazza Vittorio ha proposto la castità. Quanti migliaia di giovani c'erano l'ultima volta a Piazza Vittorio? Era già in Polonia. Tu eri già in Polonia, ma ha parlato di quello. Ma prova solo, andiamo terra a terra. Magari tu c'hai il ragazzo, la ragazza. Ma prova solo a guardare. Ma il rapporto con questa ragazza ti fa crescere? Ti porta ad essere una persona più attenta, più capace di perdono, di amicizia con tutti? Oppure è come una gabbia che ti tarpa le ali? Ecco, questa, anche solo questa capacità di guardare come dall'esterno, farsi consigliare da qualcuno. Vi dico questa cosa per la vostra gioia, perché siamo chiamati a cose grandi. Ci sarà forse qualche cosa di cui pregare, con tutti questi bei temi che vi ho messo. Adesso, come fare? È molto semplice. Consigli pratici. Chi non l'ha mai visto lo prende in mano, ma anche gli altri se vogliono. Ecco, allora adesso scegliete un luogo raccolto. Cioè avete proprio la possibilità di mettervi veramente isolati dagli altri, eh? Invoca lo Spirito Santo e poi pensa che Dio è molto contento che gli dedichi un po' di tempo, ti ama immensamente, tuo papà è attentissimo alle tue richieste e a cose importanti da comunicarti. Quindi ecco, lui anche che dici, ma ste robe che ha detto Don Ale non sono d'accordo, dillo pure a Dio, lui è contento di ascoltarti. Oppure quello che ti sta a cuore in questo momento, che magari non sono queste cose, è quello l'argomento che sta a cuore a Dio. Questa coscienza che non è andata a fare il deserto adesso, naturalmente ognuno in silenzio, senza parlare con gli altri. Perché? Perché parli con lui, no? È come se tu hai un amico, l'hai mandato a ieri sera, e dici, andiamo a giocare a pallone, e quello. No, devi prima dire scusa, mi dispiace, allora forse viene a giocare a pallone, giusto? Così è proprio il rapporto, cercare un rapporto, no? Con questo Dio che ti ama immensamente, ti conosce, ha una grande pazienza, sa aspettare i tuoi tempi, ti prende per i capelli, dopo anni qualcuno ce lo racconterà, quindi non preoccuparti. No, non sono perfettino, non capisco tutto, non sono d'accordo, va bene, non è quello il problema, capito? Ma l'importante è non perdere il rapporto con lui, eh? Scopri questo rapporto che lui ha, che non fa altro che pensare a te. E poi puoi provare a invocare queste preghiere. Gesù, Salvatore, salvami. Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. La preghiera del cuore. Prova a ripeterla tante volte, eh? Una di queste preghiere, prova a ripeterla tante volte. Non 10, 20, 30, 40, 50, 100, così, proprio col cuore, con tutto il cuore che hai. Magari anche sottovoce. E poi magari puoi subito chiederti, ma c'è qualcosa proprio di pesante che vorrei subito liberarmi? Magari sento che la preghiera è difficile, allora vorrei chiedere perdono di quel peccato, di quell'altra cosa, così. Ah, ecco, riconoscere che siamo peccatori, ma questo non è un problema per Dio. L'importante è che ce ne accorgiamo, no? È come se io dicessi, no, no, io sono magro, io sono grasso, è buono, si vede.
almeno lo riconosco. E che qualche volta ascolterò consiglio di un dottore, ma se, almeno no, io sono magro. Cioè, capisci? A volte siamo così. Questa sincerità con Dio, questo chiedergli perdono. Può darsi che qualcuno subito dica no, ma devo proprio cominciare questa Santa Chiara con una buona confessione. E poi girate la pagina, avete tante forme di preghiera, scegliete qualche forma di preghiera, magari può essere anche qualcuno, mi rivedo la mia vita a partire dalle provocazioni che sono state date oggi. Potrebbe essere quello, quella è la preghiera anche di ascolto, parlarne col Signore. Oppure perché non fare un po' di preghiera di ringraziamento? Quando è l'ultima volta che ne hai fatto, eh? Quindi ringrazia quest'anno, cose capitali, i doni che hai avuto, fai l'elenco proprio di tutti i doni, le cose belle. Magari qualcuno che ha il quaderno parte dai ringraziamenti dell'anno scorso. Abbiamo messo anche delle possibili domande. Chi magari si trova un po' perso, negli altri fogli ho messo delle possibili domande che magari qualcuno può anche solo rispondere alle domande. Quindi provate a seguire questa bella scaletta. Ci sono preghiera di ringraziamento, preghiera di pentimento, preghiera di ascolto, proprio chiedere a Gesù cosa pensi di me. Preghiera biblica, magari la spieghiamo meglio domani. Preghiera di domanda e intercessione. Cioè chiedi, cosa chiedi a Gesù? Cosa chiedi? Lui, a Dio che ti vuole così bene, cosa gli chiedi? Con fede, con fiducia. Ha detto, qualunque cosa chiederete con fede, lo otterrete, no? Ma cosa chiedi per gli altri? Preghiera di adorazione, andare lì, guardare Gesù e lui ti guarda. Un po' di rosario. Quindi avete per un bel po' di tempo. Allora, veramente, ragazzi, buon deserto, sono sicuro che sarà un tempo meraviglioso. Forse siete talmente un bel gruppo che secondo me un'ora ce la facciamo tranquillamente, cosa dici? Allora facciamo subito che andate in silenzio a cercarvi il vostro angolo e se vi trovate in crisi ci sono gli adulti, seminaristi, suorine che possono aiutarvi, anche i ragazzi più esperti, comunque nessuno si trova, se è in ansia venga pure a chiedere, ma non preoccupatevi, fate del meglio quello che siete capaci, come l'hai capito tu, l'importante è il cuore che ci metti, l'amore che ci metti, capito? Non è che è un guru, una roba, metodo orientale, che devi fare quel passo, quell'altro passo, cioè qui l'importante è stare a contatto con Dio. Capite che mia bisnonna, che era l'ultima persona che pregava nella mia famiglia, però è rimasto impresso a mio papà, lei pregava, sapeva solo il rosario. E non sapeva tutte queste cose, ma lo diceva col cuore, era una santa la nonna Olimpia, veramente, no? Quindi capite che l'importante è il cuore che ci metti, eh? Ah, ma non mi ricordo tutti i passaggi che ha detto Don Ale, qual è che prima, devo prima fare la preghiera del cuore o devo prima scegliere il luogo? Non importa, io primo deserto, lo sapete, non sapevo Padre Nostro, non sapevo l'Ave Maria, non sapevo niente, dicevo, Dio, se ci sei, dammi un segno e passeggiavo. Ecco, quindi capite che qui vi diamo degli strumenti, ma sono solo strumenti, eh? Sono solo strumenti. Certamente qualche volta invece uno dice, cosa faccio adesso? Ah, c'era il ragazzo settimana scorsa, il ragazzo un po' più che faceva lo spaccone lì, eccetera, invece era Thomas, no? E dice, oh, io ho fatto così, ho preso il foglio di Don Ale e l'ho fatto dall'inizio alla fine e si è fatto un grande deserto tranquillo. Cioè, vedete, il più furbo non aveva preso neanche mezzo appunto, però ha riletto il mio foglio, passo passo, l'ha fatto tutto perfetto. Quindi serenità è veramente, non è un caso se siamo qui, non è un caso, c'è un disegno grande su ognuno di voi. Buon deserto, subito.